Parlare di libertà è astratto. Sotto la parola libertà mettiamo di tutto, a volte tutto è il contrario di tutto. Ecco perché il 25 aprile non può essere la festa della libertà, ma la festa della liberazione, perché la libertà è storica, perché l'uomo è un individuo, è un essere storico. Libertà è sempre liberazione. Liberazione da tutto ciò che opprime, da tutto ciò che può negare la realizzazione della persona, nella sua individualità e nella sua dimensione sociale. Pietro Calamandrei nel 1955 a un gruppo di giovani si mise a raccontare la nascita della Costituzione e parla così della libertà come liberazione. La politica è una brutta cosa, che me ne importa della politica? Quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che qualcuno di voi conoscerà, di quei due migranti, due contadini che traversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime e il piroscafo vacillava. Allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio: ma siamo in pericolo? E questo dice: se continua questo mare il bastimento fra mezz'ora affonda. Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice: Beppe, se continua questo mare il bastimento fra mezz'ora affonda. Quello dice: che me ne importa, non è mica mio. Questo è l'indifferentismo della politica. È così bello, è così comodo, la libertà c'è, si vive il regime di libertà. C'è altre cose da fare che interessarsi della politica, e lo so anch'io, il mondo è così bello, ci sono tante belle cose da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. Però la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi giovani di non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. Cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente, guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato del re, vorrei raggiungere con questo mio valzer, farli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. Sempre la stessa, ognuno la perderà, e ogni soldato che muore si perde un po' di umanità. La guerra è sempre la stessa, devi partire, non sai se è una minaccia, se è una promessa, è l'ultima guerra che fai.
come uno stupido valzer, la storia non cambierà, ma è sempre meglio cantarla ogni tanto, questa canzone che fa, a cosa serve la guerra? Guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. La guerra in caso risolta, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto, il più forte ha sempre ragione. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità, dell'inutilità, dell'inutilità. Grazie, grazie.